Agricoltura è anche donna, e tante volte non ci si fa abbastanza attenzione, ma invece è una realtà assolutamente meritevole di interesse. Noi sul nostro territorio abbiamo tantissime imprese al femminile che vanno dalla viticoltura alla coltivazione di ortaggi. Ho amiche che hanno aziende dove si coltiva dalla zucca della tradizione agli ortaggi, poi abbiamo frutteti. E come io sono viticoltore, come noi nella viticoltura, come in questa azienda che ci troviamo, abbiamo scelto un disciplinare di produzione integrata, già vietando l'utilizzo di tanti prodotti dannosi per l'ambiente. E le nostre aziende cercano davvero di fare una produzione a livello integrato, proprio per integrarsi con il territorio, per avere una compatibilità di aziende e ambiente. È questo dell'aspetto sulla sostenibilità della produzione è fondamentale. È un imperativo sia etico, ma probabilmente che anche il mercato stesso imporrà, cioè sempre di più i consumatori chiederanno di sapere come è stato realizzato quel prodotto e quindi poterlo riconoscere quando un'azienda compie determinati sforzi sarebbe importante, fino ad arrivare a una sorta di bollino. Mi piacerebbe davvero avere questa certificazione che ci permetta di dimostrare che le nostre aziende sono sì compatibili con un ambiente che è cambiato e fanno di tutto per non sfruttare manodopera, perché con le nostre associazioni facciamo sempre i passi giusti, cercando di farli sempre nel modo giusto, e questo penso sia un vanto per le aziende, sia quelle al femminile che quelle. Questa è un'idea da mettersi nello zaino e portare a Bologna. Grazie. Grazie.